C'era una volta un gran signore che, essendogli nata una figlia che aveva chiamato Talia, fece venire i sapienti e gli indovini del suo regno a predirle la sorte, i quali, dopo vari consulti, conclusero che correva un gran pericolo a causa di una resta di lino. Per questo motivo il gran signore mise una proibizione per sfuggire alla mala sorte, che dentro la sua casa non entrassero mai né lino, né canapa, né altra cosa simile. Essendo Talia ormai grandicella e stando alla finestra, vide passare una vecchia che filava e, siccome non aveva mai visto né un fuso né una conocchia, le piacque assai quel rotolio. La curiosità fu così tanta che decise di far salire la vecchia in casa. Presa la rocca in mano, cominciò a stendere il filo, ma per disgrazia le si conficcò una resta di lino in un'unghia e cadde a terra morta. Vedendo quel che era accaduto, la vecchia, per la paura, scese giù per le scale e ancora sta correndo. Il povero padre, sentita la disgrazia, dopo aver versato barili di lacrime amare come un secchio di asprino, la portò in un palazzo che stava in campagna, la mise seduta su una sedia di velluto sotto un baldacchino di broccato, chiuse le porte e abbandonò per sempre quel palazzo, causa di tanto dolore, per cancellare in tutte e per tutte ogni memoria di questa disgrazia. Dopo qualche tempo, un re che andava a caccia in quei luoghi sfuggì un falco che volò dentro una finestra di quella casa. Poiché l'uccello non tornava al suo richiamo, il re fece bussare alla porta credendo che vi abitasse gente. Dopo aver bussato per un bel pezzo, fece portare una scala da vendemmiatore e salì per vedere cosa ci fosse dentro e, dopo aver girato dappertutto, restò come una mummia perché non trovò persona alcuna. Alla fine arrivò alla camera di Talia, Talia che stava incantata. Il giovane, credendo che dormisse, la chiamò, ma per quanto facesse, gridasse, lei non si svegliò e lui, infuocato da tanta bellezza, la portò di peso su un letto e ne colse i frutti dell'amore. La lasciò coricata e se ne andò nel suo regno, dove per lungo tempo non ricordò quello che era successo. Dopo 9 mesi, la fanciulla partorì 2 gioielli di creature, un maschio e una femmina. 2 fate, comparse in quel palazzo, si presero cura di loro e li attaccarono ai seni della mamma. I bambini, volendo succhiare e non trovando il capezzolo, le afferrarono il dito della mano e tanto succhiarono che ne strassero la resta. Per la qual cosa Talia si svegliò all'improvviso da quel gran sonno. Vide di fianco quei 2 gioielli, porse loro il seno e li tenne cari quanto la sua vita. Talia ogni giorno si domandava cosa le fosse accaduto e come si era ritrovata sola in quel palazzo con 2 figli e chi le fornisse il cibo, ma non riusciva a trovare risposta. Intanto il re, che si era ricordato di lei, con il pretesto di andare a caccia, andò a cercarla e, trovandola sveglia e con 2 bellezze che parevano cupidi, ne ebbe un piacere da stordire. Disse a Talia chi era e come era accaduto il fatto. Fecero amicizia, nacque un legame forte e restarono insieme per parecchi giorni. Quando arrivò il momento della partenza, promise alla ragazza che sarebbe ritornato a riprenderla. Tornò nel suo regno e a tutte le ore nominava Talia ai figli. Anche quando mangiava aveva sempre in bocca Talia e Sole e Luna, così si chiamavano i figli, e quando andava a dormire nominava ora l'uno ora l'altra. La moglie del re, insospettita del ritardo con il quale il marito era tornato dalla caccia e sentendolo nominare sempre Talia e Sole e Luna, cominciò ad accalorarsi peggio che se avesse preso un colpo di sole, e chiamato il segretario gli disse: «Sentimi bene, figlio mio, tu stai tra Scilla e Cariddi, tra lo stipite e la porta, tra la mazza chiodata e la prigione. Se mi dici di chi si è innamorato mio marito, io ti faccio ricco. E se mi nascondi sto fatto, io non ti faccio trovare mai più né morto né vivo».
Il compare, da una parte sconvolto per la paura, dall'altro spinto dall'interesse che spesso acceca l'onore, appanna la giustizia e oltrepassa ogni fede, le raccontò tutto, pane a pane e vino a vino. Allora la regina lo mandò da Talia a nome del re per dirle che il re voleva vedere i suoi figli e la fanciulla molto contenta li mandò. Quel cuore di Medea comandò al cuoco di scannare i due fanciulli, di farne minestre e salse saporite e darli da mangiare al povero marito. Il cuoco, che aveva il cuore tenero, visti questi due pomi d'oro, ne ebbe compassione e li consegnò alla moglie per farli nascondere. Poi preparò due capretti in 100 modi. Quando arrivò il re, la regina con grande piacere fece portare le vivande e mentre il re banchettava dicendo com'è buono questo per la vita di Lanfuso, com'è saporito quest'altro per l'anima del nonno mio, lei continuava a ripetere mangia, mangia, che del tuo mangi, mangia, mangia, che del tuo mangi, mangia, mangia, che del tuo mangi. Il re per due o tre volte non fece caso a questa litania, infine, stanco della solita musica, rispose lo so che mangio del mio, perché tu non hai portato niente in questa casa. E alzatosi stizzito, se ne andò in una villa poco lontano a sfogare la rabbia. Nel frattempo, la regina, mai sazia per quanto aveva già fatto, mandò a chiamare Talia con la scusa che il re l'aspettava. La ragazza corse subito col desiderio di ritrovare la sua luce, non sapendo che invece l'aspettava il fuoco. Arrivata davanti alla regina, questa con una faccia da Nerone tutta inviperita le disse «Sì la benvenuta, signora Troccola, tu sei quella pezza fina, tu sei quella malerba che si spassa lo marito mio, tu sei quella cagna rabbiosa che mi fa avere tanti pensieri nella cocchia, benvenuta al purgatorio, dove ti farò scontare tutto quello che mi hai fatto passare». Talia, sentendo questo, cercò di scusarsi, spiegando che non era colpa sua se il marito l'aveva posseduta quando lei era ancora addormentata. Ma la regina non voleva sentire scuse. Fece accendere nel cortile del palazzo un grande fuoco e ordinò che ce la sbattessero dentro. Talia, vedendo la mala parata, si inginocchiò davanti alla regina e la pregò che almeno le desse il tempo di togliersi i vestiti che aveva addosso. La regina, non tanto per misericordia della povera fanciulla quanto per impossessarsi dei bei vestiti ricamati di perle e di oro, le disse «Spogliati che mi fai contenta». Talia cominciò a spogliarsi e ad ogni capo di vestiario che si levava lanciava uno strillo. Quando ebbe tolto tutti i vestiti, la gonna e il corsetto, come fu per levarsi la gonnella, lanciò l'ultimo grido. Mentre la trascinavano a diventare cenere sufficiente per lavare le brache a Caronte, arrivò il re che, sentendo quelle grida, volle sapere ogni cosa. Quando chiese notizie dei figli, seppe dalla stessa moglie la fine che gli aveva fatto fare. Il povero re, sentita questa confessione, in preda alla disperazione, cominciò a dire «Dunque, sono stato io stesso lupo mannaro delle mie pecorelle, ahimè, ahimè, e perché le vene mie non conobbero la fontana dello stesso sangue? Ah, turca rinnegata, e quale feroce è stata la tua? Va, che tu raccoglierai i torsoli, e non manderò codesta faccia di tiranno al Colosseo per la penitenza». Così dicendo, ordinò che la regina fosse gettata nello stesso fuoco acceso per Talia. E insieme ad essa, il segretario, che era stato maniglia di questo tristo gioco e tessitore della malvagia trama, e voleva fare il medesimo del cuoco, che credeva che avesse tritato con il coltello i figli suoi. Ma questi gli si gettò ai piedi e gli disse «Veramente, signore, e non ci vorrebbe altra piazza molta per il servizio che vi ho fatto di questa calcara di braccia? Non ci vorrebbe altro aiuto di costa per un palo dietro? Non ci vorrebbe altro trattenimento che distorcermi e rattrappirmi nel fuoco? Non ci vorrebbe altro onore che di vedermi schiate le ceneri di un cuoco con quelle di una regina?»
Non è questo il ringraziamento che attendo per averti salvato i figli, a dispetto di quel fiele di cane che voleva farli uccidere per restituire al corpo tuo quello che era parte dello stesso corpo, e non ci vorrebbe, sire. Il re, che udì queste parole, restò fuori di sé e gli pareva di sognare, né poteva credere quello che le sue stesse orecchie avevano sentito. Poi, rivolto al cuoco, disse: «E se è vero, se è vero che hai salvato i figli miei, sta pur sicuro che ti toglierò dal girare gli spiedi e ti porrò nella cucina di questo petto a girare come a te piacerà le voglie mie, dandoti premi tali che ti chiamerai felice al mondo». Mentre il re diceva queste parole, la moglie del cuoco, che vide il bisogno del marito, portò l'una e sola dinanzi al padre, il quale, giocando a tre con la moglie e i figli, faceva mulinello di baci or con l'uno or con l'altro, e data grossa mancia al cuoco e fattolo gentiluomo suo di camero, si prese la moglie Talia, la quale godette lunga vita col marito e i figli, riconoscendo senza alcun dubbio che chi ha fortuna, anche dormendo, ottiene il bene a pioggia.